Mentre il mercato è sempre in fibrillazione, con nomi vecchi e nuovi che si alternano e che si offrono al Crotone, i ragazzi di Nicola si concentrano sul campo dove hanno ben superato il primo test, a dire il vero poco attendibile. Tornando un attimo indietro e soffermandoci sul calciomercato, sono le dichiarazioni di Federico Ricci a far sorridere tutti i tifosi rossoblù. Infatti il talento della Roma ha espressamente detto che un suo ritorno in Calabria non è da escludere. Certo, rivedere Federico in maglia rossoblù non dispiacerebbe a nessuno. Nel frattempo, però, si continua a trattare per Santini e Del Castillo, mentre c'è un ritorno di fiamma per Cheikh Keita, il terzino della Virtus Entella. Il bulgaro Tonev, invece, proprio oggi dovrebbe raggiungere i compagni a Moccone. Nel dopogara di domenica abbiamo sentito il nuovo arrivo, Mario Sampirisi. Ma questa è una delle forse mi pregi, ecco, adattarmi un po' di ruoli, poi soprattutto quest'anno in cui, cioè l'anno passato a Vicenza abbiamo avuto un po' di difficoltà, un po' di infortuni, allora mi sono adattato spesso come centrale in difesa 4, e poi l'esito giovanile ho fatto anche difensore centrale, quindi ho fatto un po' di ruoli in difesa, ecco. È un bel ambiente, si sta bene, si vive un'aria serena. Anche con la squadra si sta bene, vedo che è un bel gruppo, messano, e c'ha cuore, meglio così. Intanto noi dobbiamo pensare a queste qualità qua, nel senso a correre, lavorare, stare sul pezzo, perché in Serie A al primo errore non ti perdonano, ecco, perché sono giocatori esperti che hanno tanta qualità. Mentre in Serie B magari il campionato è un po' più lungo, si fa sentire sulla stanchezza, sulla freschezza mentale, ecco. Serie A è veramente difficile perché minimo errore ti fanno gol. Anche al Genoa con Gasperini ho fatto 3-4-3, giocava proprio nel quarto di centrocampo a destra. No, fa piacere che mi ha chiamato il Crotone, ecco, perché poi è stata una delle squadre che mi ha voluto fortemente, cioè, quindi fa solo che piacere, ecco. Io non volevo andare in una squadra in cui poi magari ti mandano in prestito di qua, di là, poi c'è un problema delle liste. Il Crotone invece mi ha detto guarda, noi ti vogliamo, hanno fatto un triennale di contratto e vuol dire che c'è tanta fiducia in me, a me fa solo che piacere e spero di ripagarli. No, si sta trovando bene, siamo concentrati, ancora è lunga all'inizio del campionato, stiamo lavorando bene, adesso il mister ci sta mettendo bene in campo, ci sta facendo lavorare bene, ci prepariamo con tanto sacrificio, con tanta testa e concentrazione. Prosegue la festa dell'Optimist European Championship con i team di 46 nazioni che hanno letteralmente invaso il lungomare cittadino e non solo, visto che tutta la città sta partecipando in maniera attiva a questa splendida competizione. Un mix di colori e culture, tutte concentrate nella nostra città, che si sta facendo valere come si deve, esprimendo tutte le potenzialità, anche quelle della natura, quelle meteorologiche, in questo caso relative al vento. Nella giornata di ieri, infatti, doveva tenersi la seconda giornata di regate, annullata proprio per le condizioni atmosferiche, nel dettaglio per il troppo vento che soffiava sulla costa ionica. Poco male, i ragazzi avranno a disposizione altri 3 giorni di regate per tentare di aggiudicarsi il titolo di campione europeo Optimist. Nel frattempo, noi ne abbiamo approfittato per sentire i diretti interessati, a partire da questo ragazzo americano. You're from USA. What do you think about city, about the people of Crotone? I think Crotone is amazing. I really like the people. They're very nice and kind, and the sailing is beautiful. And I've had a great time so far. But today too much wind. You can't go to the sea. Not yet, but soon I hope. And how was the first day of race yesterday? The first day was awesome. We had great wind and the water was nice and warm, which I liked. I know that you enjoy everything, but you can win the competition? I think so. If I have a solid day today, I've been working really hard back in USA for this opportunity, so I'm very grateful to be here. Okay, so good luck. Just tell me your name. My name is Hayden Earl. Nice to meet you and good luck. Enjoy. Si è definito molto contento dell'organizzazione, della città, definita ancora una volta amazing, e dei crotonesi, tutti molto gentili, ma era anche un po' dispiaciuto per le condizioni del vento, il quale, come ha detto, ha impedito il secondo giorno di regate. Un ragazzino ambizioso che ha lavorato parecchio per tentare anche di vincere il titolo.
Dall'America si passa a Hong Kong, anche essi si stanno lasciando trasportare da questa bella atmosfera e soprattutto dal cibo calabrese che dicono di apprezzare veramente tanto. E smaltita la delusione per il mancato secondo giorno di regate, ecco che si torna concentrati e quando gli si chiede se saranno in grado di competere per la vittoria, di certo non si tirano indietro. E poi via diritti in Brasile per questo nostro tour mondiale, senza spostarci neanche di un chilometro. Il ragazzino brasiliano, ci suggerisce un'accompagnatrice, viene da Porto Alegre ed è il quarto di tutto il Brasile, non certo uno stato piccolo. Ecco perché non si dà pace, non è soddisfatto del primo giorno di regata, andato male per lui. Di sicuro avrà tutto il tempo per rifarsi in questa o in altre competizioni. Se secondo dia de gara qui, che sta pensando di questa città, di Crotone, gosta di adesso? Io gostei bastante della città, del club. Só que eu esperava menos vento aqui. Hoje não é possível ir ao mar. Ah, sim. Tem muito vento. Muito vento. E ontem como foi a gara? Eu fui bem na primeira regata. Eu tirei sexto. Daí na segunda eu fui mal e na terceira eu fui muito mal. Ah, por quê? A minha largada foi ruim. Okay. Então, tens que fazer melhor no próximo dia? Sim, eu tenho que partir melhor, largar melhor. E só manter. De que cidade do Brasil vem? De Porto Alegre, no sul do Brasil. Então, divertite também e faz uma boa gara. Sim, obrigado. Se questo angolo di mondo è approdato qui sulle rive del nostro mare a tentare di risvegliare le nostre antiche radici, è anche merito del vicepresidente della IODA per l'Europa, Carla Stanley. La IODA, International Optimist Danish Association, per l'Europa è l'organo massimo della vela, categoria Optimist, che ha avuto un ruolo strategico per l'assegnazione della competizione. E quando abbiamo chiesto alla signora Carla il perché si fosse scelto Crotone per disputare questo evento, siamo rimasti davvero sorpresi. So, how was difficult to have a European Optimist Championship in Crotone? When I came here last year to inspect, it was going to be on the beach. And then in the spring, they told me they had the fish market. So, it's fantastic. I saw the fish market last year and, you know, they have transformed it into a spectacular venue. They have race offices, they've put in a new slipway, they have a cafe, it's perfect. Le motivazioni sono state varie. Innanzitutto rimase impressionata dalla città quando venne lo scorso anno, soprattutto dal fish market che trovò sul porto. Difatti si è detta ancora più contenta e sorpresa per l'incredibile trasformazione che il porto ha avuto con la creazione di un villaggio velico, perfetto a suo dire. Ma soprattutto aveva intuito che il club velico Crotone ha voluto tantissimo questa manifestazione, ha dimostrato tanta passione, è stato molto appassionato per ottenere l'organizzazione di questo evento. You know, we are proud of this because for us it's very very important to have this. But it is important for IODA too. This is the biggest championship. It's bigger than the World Championships in Portugal 2 weeks ago. There's 280 sailors here from 46 countries. It's wonderful, but there were another cities for ready to do this. But why Crotone? Mira sold it. She was passionate about the place, the club, all the team club Velico Crotone, as we call it. They just are passionate, their enthusiasm, nothing is too much trouble. They wanted it to work, and I think the bidders' code is done at the annual general meeting, and their passion they sold it to the people. We are hot people. Yeah, very, yeah. In poche parole, si sono venduti bene, potremmo tradurre proprio così, alla lettera. Thank you, Miss Carla, and goodbye. Salute, Crotone. Grazie.